Questa che Francesco sta facendo vedere è un'immagine di un umanoide minuscolo che è stato ritrovato, credo, in Messico e che fa parte del lavoro di ricerca di Steven Greer, che sicuramente molti che ci stanno guardando conoscono, perché in qualche modo è il padre dell'ufologia moderna e il padre anche del progetto di disclosure, quindi di spingere i governi e le istituzioni a rivelare sempre più i loro documenti top secret sul tema. E anche questi sono invece dei ritrovamenti che sono stati fatti in Perù non tanto tempo fa, un anno fa, 2 anni fa, sono stati pubblicati su Gaia. E quindi siamo in un momento in cui tutte queste prove, che vengono anche esaminate in maniera molto rigorosa a livello scientifico, stanno venendo sempre più a galla e ci troviamo in un momento stranissimo a livello della società, perché nonostante questo c'è comunque tutta una parte della società che continua a negare in tutti i modi l'esistenza o la veridicità di queste prove, no? Quindi,